Amiche mie, buongiorno. Allora, come ho promesso, oggi si fa le spaghetti di soia, guardate, con le verdurine, ci vorrà spaghettini di soia, sedano, carota, zucchina, una cipolla, salsa di soia e salsa di ostrica. Io userò anche seitan e ve lo farò vedere. Questa è una cosa che ho aggiunto io e viene buonissimo, buonissimo, buonissimo. Allora, si tagliano le verdure, intanto metto a mollo le spaghettini di soia in acqua tiepida. Guardate, le ho messe in acqua tiepida e le lascio così finché le verdure sono quasi pronte, così loro si ammorbidiscono e poi vi faccio vedere cosa si fa dopo con queste. Queste lasciamole qui e iniziamo a pulire e tagliare le verdure. Allora, ecco le verdurine, vedete? Io le taglio in questo modo, vedete? Guardate. Così. La cipolla, da poco mi parte tutto. Potete mettere anche i peperoni se avete, non è. Io metto queste perché ho queste di verdure in sedano, invece lo taglio in questo modo, un po', vedete? Mi piacciono in questo modo qui, vedete? Così viene bello proprio croccantello e è bello anche da vedere perché a me piace mangiare anche con gli occhi, eh. E così si taglia anche la carota e la zucchina. Dicevo, così taglio anche la carota e la zucchina, vedete? A qualcuno, se piace, se vi sembra troppo grande così, a me mi piacciono così, le potete tagliare, guardate, anche a listarelle, eh? Vedete? Però a me mi garbano di più così e io le lascio così. Sicché le taglio così, vedete? Si vede? Finché si finisce di tagliare tutto. La zucchina, siccome vengono le fette veramente parecchio parecchio grosse, a volte quando sono piccoline le lascio tipo le carotine così. Ora le fette sono troppo grosse, queste più piccoline le lascio così. Queste belle grosse, vedete? Così le faccio a listarelle, guardate. Così non rimangono perché veramente le zucchine sono enormi queste che ho comprato ora. E si continua così, piano piano. Vi dicevo, se avete altri tipi di verdura, voi le potete mettere quello che vi piace di più, i funghi, i peperoni, insomma, quello che volete. Io avevo questi, ho messo questi. Allora, ho tagliato le verdurine, ho messo l'olio nella mia wok, vedete? E per prima mettiamo la cipolla. Il fuoco deve essere veramente il massimo della potenza perché devono cuocere veloce e rimanere belle croccanti le verdure. Lo dovete mettere al massimo che voi potete. Insomma, al massimo che avete il fuoco. Vedete, prima si mette la cipolla, si fa rosolare la cipolla e il sedano. E poi si aggiungono le altre verdurine. Vedete come, se lo fate, vedete com'è buona sta ricetta, buonissima. Anzi, anche meglio di quelle che mangiate al ristorante, perché almeno sapete quello che c'è dentro. Sicché, via, si va con soffriggere la cipolla. Vedete la cipollina come sta soffriggendo? Mi piace proprio sto rumorino. Guardate, il fuoco è al massimo. Si lascia un pochino finché non comincia un pochino a caramellarsi. E poi aggiungiamo carota, zucchina e mano a mano gli altri ingredienti. Guardate che spettacolo, solo già a vedere questo. Ma poi c'è un profumino buono, buono. Amiche mie, io ho messo anche un peperoncino perché a noi ci piace il cantello. E ora guardate le verdure come se non ci fosse un domani. Guardate, vedete? Fuoco sempre al massimo, non lo abbasso quasi mai. Guardate i colori. E buono anche se ci avevo, se avrei avuto un peperone sarebbe stato ottimo, però non c'è.
guardate, guardate qua, ora non si vede bene perché tengo con una mano il telefono, con una mano lo può, vedete? E poi aggiungo, io ormai sto a 8, ma sono 3 cucchiai di salsa di soia, sicché, vedete? Eccoci qua. 3 cucchiai di salsa di soia. E poi si mette un bel cucchiaio abbondante di salsa di ostrica. Allora, guardate. Io lo metto a 8, ma viene più o meno su un cucchiaio più, tanto dà sapore, vedete? Così, in questo modo. E ci aggiungo un bel bicchiere d'acqua. Allora, ecco a voi, ho aggiunto un bel bicchiere d'acqua. E a questo punto, ragazze mie, amiche mie, laviamo, eccoli qua, i nostri spaghetti. Li laviamo, li sciacquiamo bene e li aggiungiamo alle nostre verdurine. Amiche mie, ho abbassato ora leggermente, in questo momento, per fare 2 minuti giusto cuocere le verdure, e taglio il seitan. Io uso un pezzettino di seitan, così. Questa io faccio una porzione per 2 persone, insomma anche 3. Questo pezzettino di seitan ora lo taglio e lo aggiungo al composto, alle verdure. Ecco, amiche mie, il seitan l'ho tagliato così, vedete, fine, e lo aggiungo ora alle verdure. Credetemi, questa ricetta rivisitata con il seitan è buonissimo, perché il seitan si sposa benissimo con le verdure, salsina di soia, ed è buonissimo. Si aggiunge il seitan, guardate che bei colori, guardate. Si aggiunge il seitan, veramente bellissimo. Ma poi peccato che non potete sentire il profumo, amiche mie, è una roba pazzesca, guardate. E poi si aggiungono gli spaghetti in questo momento. Amiche mie, scusatemi per i video se non vengono proprio perfetti, ma con una mano davvero sto tenendo il telefono e con una mano cerco di fare del mio meglio, sicché apprezzate la buona volontà. Ora salto gli spaghetti bene e poi vi farò vedere, insomma, procedimento, insomma, come avviene. Amiche mie, ecco qua. Le nostre spaghetti sono quasi pronte. Io li spengo, taglio una manciatina di prezzemolino e poi si va a assaggiarle. Allora, guardate, amiche mie, belle, 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 i colori sono bellissimi e poi è veramente un piatto molto, molto gustoso. Potete le verdure mettere quello che potete usare, le verdure che avete voi. Il seitan io l'ho aggiunto perché si sposa benissimo, voi se non vi piace potete non aggiungerlo. È veramente, veramente buonissimo. Amiche mie, ecco il risultato, vedete? Guardate che bel colore, bellissimo. Ora si assaggiano le nostre bacchette e si prova, veramente hanno un profumo buonissimo. Buonissime, amica mia. Provatele, ditemi come sono venute. Le mie sono ottime, anche le vostre verranno ottime. Potete usare le verdure che vi piacciono. E se non vi piace il seitan, potete non aggiungerlo. Buon appetito! Alla prossima!